Mister, un'altra vittoria, ma soprattutto una vittoria sofferta, voluta col cuore, da una squadra che non ha mollato mai dal primo al novantesimo. Sì, credo proprio una squadra, una vittoria che è arrivata col cuore. Credo che mai come in questa partita ci sono state tante vicissitudini, l'infortunio di Menghini, l'infortunio di Togordò, l'espulsione di Ferretti, però la squadra ha continuato a lottare, ha cercato in tutti i modi di portare a casa questi tre punti. Alla fine abbiamo conquistato i tre punti rischiando spesso di fare il terzo gol e non concedendo niente agli altri. E adesso è stata raggiunta, dopo tanta rincorsa, anche questa benedetta zona playoff. Beh, questo non è il traguardo che ci siamo prefissati. Il traguardo è di continuare a cercare di scalare posizione su posizione. Questa è una squadra che ha tutto il potenziale per poterlo fare. È importante che non si sieda su qualche situazione positiva, ma che continui a lottare come ha fatto oggi. Ecco, adesso è importante il gruppo, perché tra infortunati, squalificati, a Ponsacco ci sarà bisogno di tutti. Sì, ma adesso questo è un gruppo, lo dicevo tempi addietro, ci sono tanti titolari che alla fine ogni scelta che vado a fare non è che sbaglio, perché sono tutti giocatori all'altezza della situazione. Adesso avremo Bigone, avremo Rossi, abbiamo l'opportunità sempre di mettere una squadra competitiva in campo. Elia Martinelli, una vittoria del cuore del gruppo, della squadra in difficoltà, in tanti minuti, in 10 contro 11, sono quelle vittorie che valgono doppio? Sì, è stata una partita dura, perché comunque ci siamo ritrovati a giocare quasi tutto il secondo tempo in 10 per un'espulsione dubbia di Ferretti, però abbiamo dimostrato di avere grande carattere e abbiamo vinto di cuore. Con questa vittoria finalmente si guarda quella zona, insomma, che era uno degli obiettivi parziali di questa stagione, i playoff. Sì, adesso siamo lì e continuiamo su questa strada e vediamo dove possiamo arrivare. Tutte queste partite una dietro l'altra, la squadra comunque anche fisicamente risponde bene, questo è importante. Sì, anche perché abbiamo comunque un preparatore che è veramente bravo, ci sta preparando bene e quindi poi siamo in tanti. E il mister può comunque scegliere, e è sicuramente una cosa importante questa. E adesso la trasferta in Ponsacco con tanti assenti. Sì, però sicuramente, appunto, siamo in tanti, chi giocherà farà il suo sicuro.